Se incominciassi davvero a uccidere le persone, non rimarrebbe nessuno di voi vivo. Nessuno. Nessuno. Buonasera. Questa è una delle meravigliose frasi. Come dire, tranquillizzanti, che il numero uno ha pronunciato nella sua vita. Buonasera ragazzi, buonasera agli amici della botteguccia dei sigilli. Spero che sia tutto ok, fatemi come al solito sapere se l'audio è ok e quant'altro. Saluto subito Luca. Saluto Gnoma, come al solito, sempre presente. Saluto Roberto. Questa sera trattiamo dell'amico Charles Manson. Un uomo che, tutto sommato, si è fatto tutta la vita in galera, fra pazzia e incredibile saggezza, senza aver ammazzato mai neanche una persona. Vedremo anche tante cose divertenti questa sera riguardo a Charles Manson, e molto molto particolari. Guarda caso ci sarà di mezzo anche la CIA, ci sarà di mezzo un sacco di cose varie ed eventuali. Andiamo con la sigla e ci vediamo fra 20 secondi. Oh, eccoci qua. Allora, vi ho accolto con uno degli ultimi lavori che ho in lavorazione, il Charles Manson numero 2, un Charles Manson in cui qualcuno rivede Elvis, insomma ce ne rivedono dentro di tutti i tipi. Adesso non mi ha detto Teumondo Scrofalo Roberto. Charles Manson questa sera, ragazzi, alla botteguccia dei sigilli. Con la puntata numero 7 non potevamo, con un numero così importante dal punto di vista dell'evoluzione, numero scatologicamente importante, parlare di Charles Manson, parlare di sicuramente una delle personalità, se non la personalità più controversa della storia del crimine, sebbene lui in realtà sia stato apparentemente mandante, insomma, di una serie di crimini, neanche così tanti crimini in realtà. Ovviamente ha espresso posizioni e pareri molto molto particolari riguardo alla società, circonvenzione di incapace, se uno gli parte pure l'istinto vitale, e può darsi uno diciamo delle chiavi di lettura. Adesso togliamoci questo banner perché abbiamo chiarito che nella maggior parte dei casi, anche se non sempre, io non supporto le cose che dico. Non ne faccio apologia, perlomeno, poi dipende dalle puntate. E vaffanculo a tutti i ben pensanti e i rompicoglioni. Questa sera partiamo alla grande perché parliamo di del numero uno, parliamo di Charles Manson. Allora, un personaggio che si è diciamo assurfato fra pazzia e diciamo interpretazione del pazzo, probabilmente per non pagare il dazio. Ecco, ci sono diverse possibilità di interpretazione. Sicuramente un uomo che ne ha patite di ogni, è un uomo su cui sono stati fatti esperimenti, è un uomo che aveva una visione incredibilmente tagliente e che ha incarnato da un certo punto di vista
un aspetto della grande stagione dell'amore degli hippie che, guarda caso, è andata scemando, non chiaramente per colpa di Charles Manson, ma sicuramente per un'integrazione della figura della Manson Family con la hippie generation, prima che gli Stati Uniti ovviamente rovesciassero quintali di eroina sul mondo hippie per distruggerlo definitivamente. Incominciamo con la parte 1 questa sera. Molto bene, non so che cosa, ma molto bene Luca, sempre molto bene. Stasera sono bello aggressive, non molto diversamente dalle altre sere. Molto bene, buonasera Antonietta, e andiamo con la parte 1 della nostra puntata su Manson, The Manson Family e tutti i segreti che ci stanno. It's in the back. The front. Ecco, parte prima l'uomo. Allora, in questo piccolo video di introduzione del capitolo 1 ho messo una porzione di una delle canzoni di Charles Manson. Lui incise un LP di 14 pezzi che si chiama Ego. E che parla dell'ego, insomma, che è in the back, è dietro, è davanti, è tutto intorno a noi, è ciò che ci porta a interpretare le porzioni migliori e peggiori di noi stessi. Sicuramente aveva una fine saggezza Manson, e l'ha dimostrata in molti casi anche in quelle che sono state poi le interviste più problematiche. Intanto godiamoci quello che è il mugshot più famoso di Charles Manson, quello dell'arresto. Poi avremo altre foto di lui. Sicuramente aveva un viso non fra i più rassicuranti, ecco. Però Charles Manson è decisamente Charles Manson. Come dire, la sua infanzia è stata un'infanzia, come spesso capita per i personaggi di cui già abbiamo parlato e parleremo in seguito, un'infanzia che getta assolutamente le radici del male che avverrà dopo. È un'infanzia che getta le radici a partire ovviamente dalla società. Nel suo caso probabilmente la violenza subita è una fra le più potenti di quelli che vengono definiti serial killer, per quanto lui, ripetiamo, non abbia mai effettivamente ammazzato nessuno, ma abbia eventualmente plagiato qualcuno a fare questi atti e abbia in qualche modo preso la funzione del santone mistico, guida morale, guida sociopolitica per una serie di persone che erano quelli che lui definiva i suoi bambini, ma che in realtà definiva anche i bambini della società. Nato nel 1934, ha avuto un'infanzia veramente difficile, nato da una prostituta, non si è certi in realtà del padre, lui prese il cognome da un compagno della madre, Kathleen Maddox, e visse in istituto a partire dal 1947, quindi a partire dai 15 anni. Gli anni prima sono stati anni di peregrinazione in roulotte, in motel, di tutto di più, insomma, con la madre, con i compagni, con quella che era la vita da prostituta della madre. Passò anche degli anni in una famiglia in West Virginia, la sua famiglia, gli zii, fino a che nel 1947 va a finire in istituto, e tra l'altro l'istituto del Nebraska in cui crebbe per 3 anni Charles Manson è un istituto molto molto interessante, perché è un istituto molto famoso all'interno della chiesa. È un istituto fondato da questo signore qua, un istituto chiamato Boys Town, fondato da, scusatemi, sono perso il nome, Edward J. Flanagan, un prete di origini irlandesi, che tra l'altro in questo momento non sta più vivendo, perché è passato a miglior vita, se vogliamo dire così, però è già stato, diciamo, introdotto alla possibile canonizzazione. Aveva qualche sensitività riconosciuta al caro Charles, ma riconosciuta non credo, qualcosa di particolare sicuramente è stato in lui introdotto, probabilmente, perché proprio il signor Flanagan,
il caro fratello Flanagan qua della Boys Town, che è ovviamente in realtà uno degli istituti più caritatevoli esistenti negli Stati Uniti e più attenti alle necessità dei giovani adulti, con tra l'altro delle istituzioni all'interno dell'Opus Dei, un ospedale enorme, insomma sappiamo di che cosa stiamo parlando all'interno della Chiesa Cattolica. Tra gli anni 70, 80 e 90 il Boys Town ebbe una marea di casi di guarda caso, dei casi di supposta violenza, abusi, eccetera, nei confronti di alcuni dei suoi ospiti. Però quello che interessa a noi è che questo Flanagan, in maniera non confermata, ma voci di più di voci di corridoio, in maniera abbastanza consistente, ciao Alessandro intanto e di nuovo Luca, ciao a tutti, grazie per essere con noi. Il signor Flanagan, il padre Flanagan, pareva essere uno dei suggeritori più importanti di coloro che si occupavano alla CIA e in particolare che facevano capo a Richard Helms negli anni 60, i suggeritori di personalità allineate con la possibilità di un intervento del progetto MK-Ultra. Non so se, insomma, abbiamo già citato questo progetto di manipolazione psicologica, di adattamento e di ricostruzione di parte della psiche di alcuni personaggi labili, ma contemporaneamente estremamente in grado di manipolare le persone e con un fascino importante, soprattutto possibilmente senza famiglia, ed era un progetto che avveniva principalmente nelle carceri americane. Parrebbe che in questo progetto ci andò di mezzo anche il nostro Ted Kaczynski, una bomber, protagonista della nostra prima puntata. Non è confermato, come dicevamo, ma è largamente dibattuto quello che è la possibile introduzione del progetto MK Ultra all'interno della mente di Charles Manson, così come la possibile segnalazione di un personaggio da solo al mondo, estremamente carismatico ed estremamente abile con le parole e con delle posizioni lontane dal liberalismo classico, ovvero Manson era il perfetto candidato manciuriano per questo tipo di progetto. In questo libro che io vi consiglio di comprare, un libro molto molto interessante, poi ne parleremo più avanti durante la puntata, Tom O'Neill con Dan Pippenburg, Chaos, Charles Manson, la CIA e la storia segreta degli anni 60. Un bellissimo libro che fonde l'intervento del progetto MK Ultra in termini di manipolazione di alcuni personaggi per rialzare il livello dello scontro negli Stati Uniti a livello sociale, con il progetto Chaos, che è un po' una sorta di progetto dossieraggio che fu fondato prima dal presidente Lyndon Johnson e poi fortemente foraggiato da Nixon in seguito, con ovviamente l'appoggio della CIA, per ottenere un dossieraggio di tutti quei personaggi che negli Stati Uniti potevano risultare pericolosi, non soltanto in termini di politica, quindi non semplicemente i comunisti, come dire, ma tutti coloro che avevano una posizione lontana da quelle che erano le classiche posizioni di centro liberal. Quelle posizioni di centro liberal che abbiamo trattato nella prima puntata essere tendenzialmente, indipendentemente dal fatto che siano colorate di rosso o siano colorate di nero, apparente rosso e nero, in realtà stanno nel bel centro che costruisce una vita finta per le persone, delle volontà finte, degli ideali finti, dei passatempi finti, tutto quello che serve per fare in modo che gli esseri umani non si smuovano dalla propria posizione. Ecco, il progetto Chaos, assieme al progetto MK Ultra, è qualcosa di allineato, diciamo, a questo tipo di progetto politico-sociale, e ve lo faccio rivedere un'altra volta perché è molto molto interessante questo libro. Mi raccomando, si trova tranquillamente anche sulle piattaforme
digitali, se non volete comprarlo non riuscite a trovarlo in cartaceo, non credo che ci sia una versione in italiano, quindi è molto molto interessante, però perché racconta di Manson di tutto e di più. Manson, tornando a lui, tornando al nostro amico che qua vi faccio vedere in versione sorridente in aula con già quello che sarà il suo segno distintivo in mezzo alla fronte, nel 1947 era in istituto in Indiana, vi rimase fino al 1954, commise il proprio primo crimine, un furto d'auto, e venne condannato e rimase in riformatorio fino al 1954. Riuscì a convincere per la prima volta nella sua vita i suoi psichiatri di analisi che poteva essere eventualmente rilasciato e condurre una vita normale, se non che decise di aggredire un suo compagno di cella puntandogli una lametta al collo e sodomizzandolo, e quindi evidentemente gli hanno detto ok, va bene, tu rimani dentro ancora un po', fino al 54, uscito da lì tornò dai suoi parenti in Virginia e trovò molto giovane una sposa, Rosalie Jean Willis, che sposò e la portò con sé, la convinse ad accompagnarlo in California. Quindi questo è il primo arrivo in California, che poi diventerà praticamente la zona d'elezione di tutti i crimini di tutta la vita di Charles Manson. Anche qui viene arrestato ancora una volta per furto d'auto e per favoreggiamento della prostituzione, perché quello che gli era stato insegnato, la prima cosa importante che aveva imparato in riformatorio, erano i giri della prostituzione, lo spostamento delle donne in Messico per poterle sfruttare. Questo fu quello che il sistema, diciamo, correzionale americano in termini minorenni gli insegnò. Venne riarrestato un'altra volta, ma ancora una volta con l'aiuto del fatto che la moglie era già incinta, riuscì a convincere i giudici che poteva essere lasciato libero a piede libero. Il problema è che non andò a onorare il proprio obbligo di firma. Allora fu riacchiappato e rimesso dentro 3 anni. A questo punto la sua gestione della violenza e la gestione del giro della prostituzione, soprattutto furti d'auto principalmente, lo condussero praticamente a subire una serie di altri processi che lo portarono ad avere una condanna a 10 anni. Praticamente la prima parte della vita di Charles Manson è un fuori e dentro dai istituti correzionali, in maniera praticamente sparsa ma continua, tant'è vero che lui chiese ai giudici di poter essere lasciato in galera nel momento in cui poi fu effettivamente scarcerato nel 1967, l'anno in cui inizieranno poi tutti, diciamo, i deliri di cui parleremo, insomma, i deliri che sono anche abbastanza celebri, insomma, nella vita di Charles Manson, gli omicidi, Sharon Tate, eccetera, eccetera. È chiaro che lui sviluppò una familiarità con gli istituti correzionali americani, una familiarità praticamente con nessun altro, quella familiarità bukowskiana del io mi sento da solo anche in mezzo a un sacco di persone, sicuramente foraggiata da quello che è stata la sua infanzia, le violenze subite, i numerosi stupri subiti in istituti correzionali, le violenze, eccetera, eccetera. Insomma, sicuramente Charles Manson ebbe a dire il dolore è qualcosa che fa crescere, una delle sue asserzioni più chiare, secondo me anche abbastanza banale: il dolore è qualcosa che ti fa crescere, io ho imparato a gestire, a farmi amico il dolore, che è qualcosa di simile avevamo sentito con il più derelitto e disastroso serial killer di tutti i tempi, che abbiamo trattato nella puntata dei cannibali, Albert Fish, il cannibale, il mangiatore di bambini. La storia di Charles Manson prende una strada un pochettino particolare nel momento in cui fa la sua detenzione a seguito dell'ultimo arresto in California, una detenzione di 10 anni ridotta a 8 anni. Sono questi gli anni in cui
ha incontrato sicuramente, secondo quei due autori e secondo altre testimonianze, i personaggi dell'MK Ultra. Sono questi gli anni in cui ha imparato tutto ciò che aveva da imparare riguardo all'occulto, all'esoterismo, alle religioni e alla demonologia, tutto quello che praticamente fece la base esoterica di Charles Manson. Roberto ha un passato di droga abbondante, oltre alle devianze, sicuramente. Non ha un passato di droghe pesanti, primo perché l'eroina non era ancora in auge. Ha un passato di utilizzo di alcol e di marijuana, ma non è mai stato un super tossico, Charles Manson. Lo divenne dopo, cioè lo divenne a partire dalla scarcerazione nel 67 con l'avvento massivo dell'LSD. Quindi prima non è stato sicuramente uno dei punti più importanti della sua crescita. Sta di fatto che durante l'ultima detenzione lui studia tutte le materie occulte, oltre a studiare musica. Era un wannabe, avrebbe voluto essere un grande cantante, cosa che in realtà non gli riuscì mai, nonostante il fatto che, sebbene lui abbia raccontato nella sua vita di aver vissuto nella merda, nell'etame, nella realtà dei fatti lui ebbe occasione di incontrare molti personaggi importanti proprio nel mondo della musica, adesso lo vedremo, che gli diedero la possibilità di incidere anche il suo LP o buona parte di quell'LP. E questi personaggi importanti sono niente po' di meno che Dennis Wilson dei Beach Boys e Brian Wilson dei Beach Boys, i due fratelli, da cui si dice o è confermato che abbia inciso almeno 9 delle 14 tracce che uscirono poi nel 1970 nel suo LP. Furono registrate fra il 1967, dopo la scarcerazione, e il 1968, all'epoca dei primi incontri, nel momento in cui due fra le prime seguaci della Manson Family, di quella che venne chiamata poi Manson Family, ebbero a incontrare durante un passaggio in auto Dennis Wilson dei Beach Boys, che convinse il fratello e foraggiò Charles Manson per la produzione della propria musica, e non si fermò tra l'altro qua, lo vedremo perché abbiamo un piccolo capitolo a parte. Sì Luca, l'accensione della cicca è un momento cult. Poi guarda che bello, stasera sono in total black, cioè per Charles, vedi che non si vede la maglietta di Charles, c'è stato Charles in ingresso, sono in total black perché stasera è la serata del numero uno, quindi assolutamente, fa molto Humphrey Bogart anche. Ora, continuando, 1967, dopo tutti questi studi e dopo probabilmente le penetrazioni del suo cervello all'interno di MK Ultra, è libero. È libero e che cosa fa? Con queste velleità da musicista, con i primi accessi all'LSD, con la volontà di criticare un sistema che si stava preparando a massacrare sempre di più i vietnamiti, con un sistema che stava portando in alto le violenze sociali e i contrasti sociali all'interno degli Stati Uniti, con le Black Panthers, con lo scontro bianchi e neri in generale, con uno scontro sociale che saliva, con gli hippie della Summer of Love, che cosa fece? Si trasferì laddove la Summer of Love aveva innanzitutto il proprio fulcro, ovvero si trasferì a San Francisco. A San Francisco, beh, incominciò a essere Manson, nel senso che Manson, un quoziente intellettivo piuttosto alto, una capacità di manipolazione decisamente elevata, una conoscenza di contenuti molto affascinanti come i contenuti esoterici e un fascino decisamente brillante, incominciò a circondarsi di una serie di ragazze della San Francisco Bene. Tutte quelle ragazze di medio livello sociale o medio alto livello sociale che vollero riconoscersi all'interno di una vita da hobo, come disse lui, da pezzente, ma da pezzente illuminato. Fu lì che incominciò effettivamente
l'assunzione di droghe varie ed eventuali, incominciarono i deliri relativi a io sono Dio e sono Satana contemporaneamente, io sono Gesù Cristo, io sono l'Anticristo, io sono lo sviluppo della vostra libertà, eccetera. Però io credo che Charles Manson, almeno da quello che ho letto finora e da quello che ho potuto vedere, ciao Ruben Thor, buonasera a tutti, grazie, buonasera a te. Io penso che Charles Manson fin dall'inizio sapesse benissimo in realtà che questo suo comportamento, come dire, fascinoso e ricco di contenuti che normalmente stanno nella sfera del proibito, poteva avere questo tipo di presa su un certo tipo di persone, non erano ovviamente solo donne, incominciarono a unirsi una serie di donne con cui ovviamente lui faceva sesso promiscuo e incominciò a utilizzare le droghe in maniera massiccia, incominciarono a unirsi tutte quelle che sarebbero state le parti principali della Manson Family e poi alcuni di quelli che saranno i protagonisti anche degli omicidi, come Mary Brunner, Lynette Fromm, soprattutto Patricia Krenwinkel, una dei protagonisti dell'omicidio a Cielo Drive, Susan Atkins, Sandra Good, Leslie Van Houten, che partecipò al secondo omicidio eccellente della famiglia Manson, quello di Leno e Rosemary LaBianca, e poi Bruce Davis, Bobby Beausoleil, che fu il personaggio che diede in realtà inizio alla stagione dei delitti della famiglia, e vedremo come. A questo punto che cosa fecero? Presero un bel pullman dipinto di nero e da San Francisco si misero a vagabondare per gli Stati Uniti. Salirono prima verso l'Oregon, rimanendo un pochettino sull'oceano, e poi si fecero praticamente mezza America, scendendo fino al New Mexico, passando per Arizona e Colorado. E in questo viaggio si strinse il rapporto di santone, uomo di consiglio, guida morale, guida politico-sociale di Charles Manson rispetto a tutti questi ragazzi che avevano probabilmente quasi tutti un posizionamento sociale abbastanza elevato, ma quasi tutti una incapacità di trovare un posizionamento all'interno di un'America che sostanzialmente era divisa fra degli scontri sociali inauditi, la guerra in Vietnam, l'avvento delle prime droghe potenti, Summer of Love, l'estate dell'amore. E ovviamente tutto ciò monitorato, come abbiamo detto, da i vertici statunitensi del progetto Chaos, del dossieraggio. In Manson trovavano sicuramente una guida che poteva dargli delle valutazioni, non certo, come dire, moderate, ma sicuramente plausibili, di come si stava evolvendo il mondo attorno a loro. Quello che successe è che vagabondarono fin tanto che nel 1968, con il loro pullman, arrivarono allo Spahn Ranch, che è un ranch che è stato utilizzato più volte per dirette cinematografiche fin dai tempi del orgoglioso e classico western americano. E lì vi si stabilirono. La comune di Charles Manson non arrivò mai ad avere numeri elevati. Arrivò ad avere un numero massimo fra i 50-60 adepti, se vogliamo chiamarli così. Più che adepti, nella realtà dei fatti, erano, come abbiamo detto, amici, conoscenti, collaboratori in crimini, piccoli crimini, quindi furti, piccolo spaccio, piccolo sfruttamento della prostituzione. Ed erano fondamentalmente sempre strafatti dalla mattina alla sera. Questo è il momento in cui è arrivato il punto dell'essere veramente, veramente, veramente fattissimi. Si drogava da turista dell'ispirazione, mai da fattone, poi carismatico pure con l'altro sesso LSD. Sì, più o meno questo è stato il viaggio. Io sono convinto, e ci sono diverse testimonianze anche di Leslie Van Houten, per esempio, della stessa Atkins, che parlano del fatto che, guarda caso, ciao beginner drummer, grandissimo, guarda caso, Charles Manson paresse essere quasi sempre quello meno fatto della compagnia, ok?
nella maggior parte dei casi era quello meno fatto della compagnia. Non è che non fosse fatto, ma guarda caso, per ottenere il controllo e l'ispirazione nei confronti delle altre persone, scusate, l'ispirazione che lui portava agli altri era prettamente di tipo sociale e ovviamente se la bevevano grazie al carisma e a quelle che erano le droghe e al senso di appartenenza di quelli che fondamentalmente erano gli ultimi. E non perché fossero ultimi dal punto di vista economico, ma perché si sentivano, erano gli ultimi dal punto di vista dell'ideale. In un'America, come abbiamo detto, che era già abbastanza lacerata fra tutta questa serie di condizioni contemporanee. Intanto vediamo ancora Luca. Ma io credo che la correlazione con C'era una volta a Hollywood sia stata abbastanza gettata lì, sai? L'unica cosa che si può dire è quello che è stato il rapporto con i produttori e con quello che sarebbe stato poi l'uomo che promise a Charles Manson di entrare a far parte della Columbia Records e produrgli l'album di 14 canzoni che poi non lo fece mai. Quindi credo che fondamentalmente si limitò a quello, perché nella realtà dei fatti non ci sono segni di questo tipo di legame, salvo il fatto che lui si dice che oltre agli omicidi fatti, lui avesse in mente anche di fare una serie di omicidi più importanti, tipo Gary Cooper, Frank Sinatra, in una sorta di delirio alla giovane Holden, ecco, come quello che è stato imputato all'assassino di John Lennon, che sia o no dimostrato che sia stato effettivamente ispirato dal giovane Holden nel libro oppure no. Però questa sensazione di voler in qualche maniera portare l'aggressione all'America che stava bene, ma non semplicemente quell'America che stava bene economicamente, quell'America che stava bene economicamente e che non prendeva sufficientemente posizione nei confronti dei delitti che venivano per esempio perpetrati in Vietnam. Ecco, questa è la mia interpretazione di quello che può essere un legame. Ciao Alessia, benissimo, rimetti da capo, è un piacere averti con noi. Ok, allo Spahn Ranch ci furono una serie di registrazioni accessorie perché fu dallo Spahn Ranch fu dal periodo dello Spahn Ranch in cui conobbero effettivamente Dennis Wilson dei Beach Boys, che decise di metterci dei soldi e della intelligence, ecco, in questo caso positiva, per produrre la musica di Charles Manson. Sai dirmi qualcosa su Phil Spector? Guarda, è probabile che se ti riferisci ai rapporti anche lì fra Manson e Phil Spector, è una di quelle tante persone che viene detto, scusatemi, non vi ho fatto vedere l'intervento di Alessia, è una di quelle tante persone che si è detto abbia incontrato effettivamente Charles Manson e abbia parlato della possibilità di fare un contratto discografico e di fare una collaborazione dal punto di vista musicale. Il fatto che poi Manson abbia potuto metterci bocca anche nell'interpretazione di vita, nelle prese di posizione di un personaggio come Phil Spector, io da quello che so non è dimostrato. Manson sicuramente era una persona che interpretando, diciamo, la povertà e lo schifo dell'ipocrisia della società in cui viveva, un po' come abbiamo visto, lo ritiro spesso in mezzo, ma insomma, come abbiamo visto nel nostro manifesto di Kaczynski, delle posizioni radical liberal di sinistra o pseudo di sinistra, è probabile che avesse appeal su tutte quelle persone che avevano un posizionamento non di regime, tra virgolette, che erano effettivamente molto poche.
le persone di C'era una volta Hollywood, i personaggi in generale molto celebri, probabilmente rientravano abbondantemente all'interno di quell'ambiente dell'establishment, mentre persone un pochettino meno allineate, probabile di no. Cercherò a vedere se trovo qualcosa per poter fare un approfondimento e vediamo di riuscire a inserirlo in coda o in un appendice su Phil Spector, perché effettivamente è una delle varie cose che non ho scelto di approfondire, almeno al momento. Ok, 1968, Charles Manson ha già registrato la propria musica, non ha trovato produzione. Non è riuscito fondamentalmente a trovare una produzione nelle major e non è riuscito a trovare quel contratto con la Columbia che gli era stato promesso dal produttore dei Beach Boys, tant'è vero che il suo pezzo, che il suo disco uscirà con una etichetta che devo andare a rileggere perché non ricordo, è un'etichetta assolutamente minuscola, ridicola, avant-garde mi sembra che si chiami, insomma qualcosa di veramente ridicolo, insomma non ebbe mai una celebrità, in realtà fu portato alla celebrità da ben altro, perché Phil Kaufman gli promise una produzione con la Columbia che non avvenne mai e fu portato alla celebrità poi all'inizio degli anni 90 in ben altre condizioni Charles Manson da questo punto di vista. E siamo arrivati alla seconda parte della nostra puntata che tratta qualcosa di decisamente noto, insomma, al pubblico. Oh, gli omicidi. Gli omicidi sono fondamentalmente tre, o meglio, tre gruppi di omicidi. Gli omicidi di Cielo Drive, ovvero gli omicidi che portarono alla morte la moglie, la giovane moglie di Roman Polanski e una serie di amici. Gli omicidi della coppia Leno e Rosemary LaBianca, lui grande magnate della distribuzione al dettaglio americana, tra l'altro di origine italiana, e l'omicidio di un collaboratore all'interno della loro famiglia, un collaboratore che pareva essere legato a un problema di disaccordo con le posizioni politiche e sociali di Charles Manson, ma pareva anche avesse picchiato Charles Manson. Nella realtà dei fatti è probabile che sia stato ucciso semplicemente perché conosceva dei fatti relativi a Cielo Drive. Ma che cos'è Cielo Drive? Una villa eccezionale, scusatemi, una villa eccezionale a Hollywood, adesso ve la faccio vedere. Come lui manovrava la setta, sono sicuro che qualcun altro manovrava lui. Guarda Alessi, abbiamo già fatto delle citazioni relative al fatto che lui sia andato in mezzo, grazie alla segnalazione anche di un porporato al progetto MK Ultra, dopo citeremo qualche cosa di più. Non so se la stai guardando dall'inizio, arriverà il punto in cui vi ho fatto vedere un libro interessante, guarda, te lo rifaccio vedere, che è un libro molto interessante che riguarda proprio il rapporto fra Manson, MK Ultra, il progetto Chaos e insomma la CIA, un libro di giornalismo d'inchiesta molto interessante. Torniamo agli omicidi. 1969, 9 agosto, Cielo Drive, la villa di Cielo Drive, la villa di proprietà di Terry Melcher. Terry Melcher è uno di quelle persone che aveva promesso dei contatti anch'egli con la Columbia, Charles Manson, per fare una produzione discografica che non avvenne mai. Apparentemente Manson
parlò con gli aderenti alla setta, se vogliamo chiamarla così, alla famiglia, per fare in modo di vendicarsi di Terry Melcher, anche se nella realtà dei fatti, una volta scoperto che la villa di Cielo Drive non era abitata da Terry Melcher, ma era abitata da Roman Polanski e dalla moglie Tate, che era incinta di 8 mesi al momento dei crimini, 9 agosto 1969, decisero di procedere. Ma decisero di procedere per quale motivo? Perché c'era stato un piccolo delitto qualche giorno prima in cui aveva preso parte uno dei membri della famiglia, cioè Beausoleil, che aveva ucciso praticamente Inman, aveva ucciso Patrick Inman, un altro personaggio che aveva avuto dei contatti con la famiglia, delle connivenze in termini criminali, in termini di fornitura di droga, sebbene fosse una persona incensurata. Ufficialmente l'uccisione a Cielo Drive, quindi il massacro di Cielo Drive, venne programmato dalla famiglia Manson e in particolare da 4 protagonisti della famiglia Manson, che sono questi qua che vi sto facendo vedere in questo momento: Susan Atkins, Tex Watson, Patricia Krenwinkle e Linda Kasabian, da sinistra a destra, furono portati a termine teoricamente per fornire un alibi, pensate che cazzo di idiozia, a Beausoleil, per fare in modo che di creare dei crimini che avessero più o meno la stessa forma del crimine portato a termine da Beausoleil, in modo tale da scagionarlo per dimostrare che non c'entrava nulla, perché lui era già stato preso ed era in galera. Questa apparentemente è la furbizia di una serie di persone fattissime. Sicuramente la mano di Manson, o la voce di Manson, o il carisma di Manson dietro agli omicidi di Cielo Drive poteva aver funzionato in termini di come dire, spinta verso il mondo che ce l'ha fatta, spinta verso il mondo che sta proponendo guerra dall'altra parte del mondo in maniera clamorosa, mentre sostanzialmente tiene delle differenze sociali indecenti negli Stati Uniti, che non permette l'accesso ai piani alti del potere o della partecipazione politica. Hai ragione, scusami, è che poi leggo i vostri messaggi e figurati se io non posso non essere d'accordo con te, per carità. Mi chiedo venia per la mia per la mia gaffe. Quindi questi furono i motivi teorici per l'omicidio. Dietro di essi c'era Manson, però Manson nella realtà dei fatti che cosa fece? Parlò di quelle che erano le condizioni sociali, di quello che doveva essere eventualmente la spinta che il movimento poteva dare allo scatenarsi di una guerra sociale vera e propria. Avevano l'intenzione di scatenare una guerra sociale che potesse o far ricondurre la colpa dei movimenti neri, o fare in modo di effettivamente scatenare e trasformare il movimento hippie in qualcosa di rivoluzionario anche violento. Era evidentemente una posizione, da questo punto di vista non mi sento di dire particolarmente sana di mente, più che altro perché le prospettive non erano assolutamente positive nel paese in cui teoricamente la libertà è maggiore di tutti se hai un'arma, ed è il paese probabilmente uno dei paesi più nazisti al mondo, quindi l'idea di riuscire a fare qualcosa del genere era veramente qualcosa da spostati, soprattutto in un piccolo gruppo di persone e soprattutto facendo un crimine di questa portata, che non era sicuramente un crimine degno di diventare, come dire, l'incipit di un atto rivoluzionario. Sostenere, secondo me, che Manson abbia effettivamente preso parte in maniera attiva agli omicidi fatti innanzitutto da queste 4 persone, adesso vedremo una serie di dettagli, semplicemente perché ne ha parlato e li ha portati all'interno di viaggi di LSD, in elucubrazioni mentali, sociali, politiche più o meno profonde, è come dicevo oggi a un'amica, sarebbe come pensare di leggere come dire la tigre e l'agnello
di William Blake e immaginare che, siccome io ti ho letto più volte La tigre e l'agnello di William Blake e ti descrivo quella che è la necessità dell'agnello e la funzionalità all'interno della circolarità della vita dell'agnello di rimetterci le penne l'agnello ci rimette le penne nei confronti della tigre che ha quegli altri istinti, tu prendi e vai e ammazzi delle persone indifese. Cioè, mi sembra veramente veramente marginale. È possibile, invece, siccome a me piace ragionare in modo holmesiano, da Sherlock Holmes, è più probabile invece pensare che quello che è un atto di violenza allucinante fatto a Cielo Drive non potesse davvero scatenare l'incipit di una rivoluzione sociale negli Stati Uniti, è però stato un atto che ha avuto una rilevanza enorme dal punto di vista mediatico. Quindi, da una parte Manson non poteva scatenare la rivoluzione, dall'altra parte i media americani, eventualmente monitorati e gestiti da quelli che erano il progetto Chaos, il progetto MK Ultra, in generale i progetti della CIA in America, potevano avere del materiale veramente interessante per poter dire: questa è la porzione degli hippie che voi non vedete semplicemente a Woodstock, dove ci stanno suonando alcuni dei musicisti che non vedrete mai più, un po' perché li ammazziamo noi. Cioè, non vedrete mai più quei musicisti di Woodstock, un po' che perché probabilmente li ammazziamo noi, un po' li facciamo sparire, un po' si fanno a manetta e crepano, però questi sono gli hippie. Secondo me, ragionare in maniera holmesiana da questo punto di vista non è detto che sia necessariamente il punto, ma è probabilmente uno dei punti da prendere in considerazione da questo punto di vista. Venendo a Cielo Drive, Cielo Drive fu un massacro, effettivamente. Vennero uccise 5 persone, da sinistra a destra vedete gli assassinati: Wojciech Frajkowski, Sharon Tate, Steven Parent, Jay Sebring e Abigail Folger, rispettivamente un amico barra pusher, un amico barra spacciatore della famiglia Tate Polanski, Sharon Tate incinta di 8 mesi, Parent era semplicemente un amico del custode che stava cercando di andarsene in macchina appena gli amici di Manson arrivarono. Jay Sebring era il parrucchiere, molto ben vestito, con la sua bella bel ciuffone mezzo biondo e mezzo castano agli anni 70 della Tate, e la Folger amica barra probabile fidanzata, insomma, di Sebring, anche se Sebring aveva un po' delle relazioni sia di qua che di là in termini sessuali. Furono trucidati tutti in maniera piuttosto piuttosto violenta. Questi furono gli uccisi. Adesso vediamo un pochettino di immagini, per cui è il caso di andare a mettere il banner di nuovo. Questa ancora una volta era la casa di Cielo Drive. Non so se effettivamente vi ho rifatto vedere le vittime, quindi torniamo a noi, perché poi ogni tanto mi perdo col parlare, ed è questo il bello della diretta. Frajkowski, Tate, Parent, Jay Sebring e Abigail Folger. Andiamo a vedere di nuovo la villa di Cielo Drive e procediamo adesso con il banner, perché vi farò vedere un po' di cose che sono piuttosto potenti, quindi mi raccomandi, come al solito. Il primo a cadere sotto le armi della famiglia Manson fu Steven Parent, ucciso in auto con colpi di pistola e numerose coltellate. Questo era Jay Sebring, trovato impiccato a terra, in realtà praticamente venne messo in scena un'impiccagione e legato a Sharon Tate stessa. Cercò di chiedere, insomma, ai seguaci della famiglia Manson di non uccidere Sharon Tate, che era incinta di 8 mesi. Qua abbiamo un'altra visuale della crime scene con Jay Sebring a terra. Terza persona a essere uccisa è Wojciech Frajkowski, eccolo qua.
ritrovato, come vedete, praticamente i vestiti erano inzuppati di sangue dalla quantità di coltellate. Tenete conto che tutte le persone in questo omicidio subirono dalle 20 alle 55 coltellate, escluso insomma la prima persona che fu uccisa a colpi di pistola. Un disastro totale. Poi Abigail Folger e gli assassini decisero di andare per ultimi a occuparsi, questa è un'immagine veramente terribile, però fa parte anche di questo fare la trasmissione che stiamo facendo. Questa è l'immagine, ho fatto fatica a trovare un'immagine non censurata di Sharon Tate incinta, uccisa. Questo fu il delirio che fecero. Presero del sangue dalla Tate e andarono a disegnare la parola maiale sulla porta d'ingresso della casa, per testimoniare quello che era il rapporto probabilmente fra il loro posizionamento sociale e il posizionamento sociale delle persone uccise. Tornando indietro, i criminali che vennero arrestati per questo omicidio in seguito ve li faccio vedere, poi dopo procediamo all'omicidio Leno La Bianca e Rosemary La Bianca. Furono il nostro amico Manson allora e oggi, Tex Watson, praticamente l'unico personaggio un pochettino più carismatico del gruppo, ma assolutamente dipendente da Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, e poi abbiamo Linda Kasabian, che fu tra l'altro testimone al processo e che aiutò praticamente ad accusare tutti gli altri. Ovviamente fu un disastro. Non si sa neanche con certezza se i quattro omicidi sapessero effettivamente chi fosse la donna che stavano uccidendo, la donna che era moglie di quest'uomo qua sulla scena del crimine, Roman Polanski. Non si ha la certezza effettiva. Questo avvenne quindi il 9 agosto. Il 10 agosto si rivolsero a una coppia appena tornata in città dopo una serie di peregrinazioni commerciali, ovvero Leno La Bianca, Pasqualino La Bianca, e sua moglie Rosemary, di origine italiana, che vennero uccisi tra l'altro dopo aver avuto un piccolo contatto e una piccola discussione con un poliziotto e due amici vicini di casa proprio sull'omicidio di Sharon Tate e degli altri quattro il giorno prima. Rientrarono in casa, lui si mise a leggere il giornale e si addormentò sul divano mentre lei andò in camera. In questo caso partecipò Charles Manson di persona. Charles Manson partecipò di persona all'omicidio, ma non agì in nessuna maniera. Quindi non colpì nessuno, non strangolò nessuno, gli dissero di stare calmi e che li avrebbero semplicemente rapinati, poi li uccisero entrambi in maniera piuttosto brutale, tra l'altro lasciando sia dei segni in casa, tra cui morte ai maiali, anche qui su un muro, il famoso Helter Skelter che inneggiava alla distruzione, allo scontro fra socialità e razza, raccontato dalla canzone dei Beatles. Tra l'altro Charles Manson era un grande grande fan dei Beatles, erano praticamente le uniche canzoni che era permesso cantare all'interno della Manson Family, e lasciarono tra l'altro anche delle incisioni tipo questa bruttissima, War, sulla pancia del signor La Bianca, dopo averlo lasciato tra l'altro a me. Vabbè, io in qualche maniera non mi, come dire, non mi smentisco mai, però ho un certo black humor, e lo lasciarono praticamente con un forchettone da cucina infilzato nella pancia e un coltello nella gola. Il coltello nella gola è qualcosa di abbastanza, diciamo, casuale, abbastanza ripetitivo all'interno dei crimini. Il forchettone nella pancia con la scritta War, Death to Pigs, è qualcosa di... se non fosse la realtà potrebbe essere ripreso tranquillamente anche da un film dei fratelli Marx. 10 ottobre 1969 si svolge quindi il secondo omicidio importante della famiglia Manson. Manson non ha messo mano in nessuno dei due omicidi, nel secondo ha partecipato, era presente.
Finito quell'omicidio, volevano rivolgersi e andare a uccidere un altro spacciatore, fornitore di cibo di scarto alla famiglia Manson, perché effettivamente vivevano come dei barboni nei sobborghi di Burbank in California, ma Linda Kasabian, che poi partecipò al processo e che testimoniò contro gli altri, fornì un indirizzo sbagliato, erano probabilmente tutti strafatti e non riuscirono effettivamente a portare a termine questo omicidio. L'ultimo altro omicidio fu quello che vi ho citato prima, ovvero l'omicidio di Donald Shorty Shee, un lavoratore del ranch che probabilmente, cioè, faceva parte della family, pareva avesse insomma dei diverbi con Manson in termini politici e in termini di e sembrava aver messo le mani addosso a Manson, ma nella realtà dei fatti che conosceva effettivamente i dettagli dell'omicidio di Cielo Drive, e quindi probabilmente fu ucciso a seguito di ciò. Si spostano. Dopo aver fatto questi omicidi si spostano e si muovono nella Valle della Morte, al Barker Ranch, che fu l'ultimo praticamente domicilio della famiglia Manson prima di essere arrestati. E venne arrestato in realtà Charles Manson con la Atkins per un altro banalissimo furto d'auto. Quindi venne portato in corte per un furto d'auto e che cosa successe? Che erano messi talmente in maniera ridicola che la signorina Atkins in cella si vantò con delle altre detenute di aver partecipato all'omicidio di Cielo Drive e di aver partecipato anche all'omicidio di Lenola Bianca e di sua moglie. Quindi vennero effettivamente ripresi, vennero accusati anche degli omicidi. Questo è il 1970, e da qui parte la vicenda processuale, che tra l'altro sarà lunghissima, perché è una vicenda che durerà semplicemente un anno solo per le indagini preliminari. Una vicenda lunghissima e che vedrà tutti i personaggi della famiglia Manson essere condannati a morte. Pena che verrà poi convertita in ergastolo nel momento in cui la California mise eccezionalmente per gli Stati Uniti fuori legge la pena di morte, perché altrimenti ovviamente perché non mettere a morte qualcuno che in una maniera o nell'altra ha fatto degli omicidi, spostati o non spostati, modificati o non modificati mentalmente dal grande carisma di qualchedun altro, e addirittura nel caso di Manson come mandante, come motivatore, perché effettivamente Manson non fece nulla tranne che esporre, e qui non si guardò mai dal farlo, esporre una serie di teorie tremende relative a quella che è la società degli Stati Uniti ai tempi, e quindi sicuramente non si è fatto amare. L'esoterismo dietro l'omicidio di una donna incinta mentre marito sta facendo un film di nome Rosemary per me è un delitto rituale, considerando anche i significati del film dietro c'è tanto. È probabile. Le parti relative all'auto-identificazione di Manson con entrambe le facce, il diavolo e Dio, e questa era una cosa che lui ripeteva in maniera continuativa, come se lui fosse una porta, quella che poi descrisse anche nella svastica che si mise in mezzo alla fronte, una porta verso la trasfigurazione della nuova società americana che doveva nascere, e l'idea di sacrificare una donna incinta mentre il marito, che comunque aveva anche delle posizioni di un certo genere, era già stato tra l'altro accusato di stupro. Roman Polanski ne ha fatte un po' nella sua vita e sicuramente non ha avuto delle posizioni particolarmente amichevoli, diciamo, rispetto a quello che è la visuale normale della vita. Sicuramente questo è un aspetto interessante, assolutamente. Grazie Alessia per complimenti, e grazie per questo spunto che è sicuramente importante, che perché mi hai fatto venire in mente che comunque ha le sue, ecco, Roman Polanski. Questo non ha nulla a che fare ovviamente con gli omicidi, ma sicuramente ha le sue. No, non mi confondo. Shine era lì per le gioie del piacere, fu punito, dicono. Shine, spiegati meglio. Poi è di Polanski, sì, certo, infatti, abbiamo appena detto. Addirittura per difendere Manson, i seguaci liberi della famiglia
donne principalmente, si rasarono la testa e si presentarono fuori dal tribunale per protestare contro gli abusi processuali, contro la condanna a morte o contro la condanna in generale, principalmente del loro leader, che ritenevano essere semplicemente una persona carismatica. Qui è il momento dell'arresto, con un close-up, che ritenevano essere una persona molto carismatica, una persona che giocava un po' praticamente al fare a metà fra un Jim Morrison e un profeta esoterista degli anni 70, quindi qualcosa di decisamente eccezionale riguardo alle loro menti. Lo stalliere che menzionavi prima, non so a cosa fai riferimento. Io ho parlato di un venditore, cioè di Leno la Bianca e di Rosemary, che Leno era un venditore al dettaglio, era un magnate dei supermercati praticamente. Non so a chi fai riferimento, però magari sono io che me lo sto perdendo in questo momento, che sto cercando di tenere il filo anche di un sacco di altre robe che dobbiamo dire. In ogni caso, se me lo spieghi, sono qui pronto, come al solito, per cercare di andare a fondo, insomma, di tutto. Sta di fatto che vennero condannati tutti e finirono in carcere tutti. L'unica che ebbe degli sconti fu quella che ovviamente fece la pentita per guadagnarci una porzionale via d'uscita, Linda Kasabian. Gli altri vennero condannati tutti. Ora, questa fu la vicenda praticamente criminale di Charles Manson. Per il resto, Charles Manson ha fatto effettivamente il profeta. Era il profeta, il saliere che menzionavi prima, vediamo un attimo, no, questo era per gioie del piacere e fu punito, sì, anche più che altro per la sua posizione all'interno della grande distribuzione americana e quindi fondamentalmente di uno di quei dettagli che viene menzionato come al solito anche nei nostri discorsi di una bomba relativi alla sostituzione di vita, ok? Quindi alla creazione di una serie di piaceri e di attività sostitutive, fra cui ovviamente il consumo, all'interno di una società che perde ogni disposizione al cercarsi lo sviluppo del meccanismo del potere, ovvero lo sviluppo di una propria soddisfazione nel momento in cui si arriva a un obiettivo che è decisamente lontano da quello che è un obiettivo semplicemente materiale. Sì, grossista. Era proprio magnate di distribuzione al dettaglio. Ok, ora siamo arrivati alla quarta parte siamo arrivati alla terza parte della nostra serata, ovvero eccola qui. If I started murdering people, there'd be none of you left. Ecco, questa è la frase che io praticamente vi ho detto quando all'inizio ho fatto la pantomima del mio quadro. A proposito, ovviamente, piccola pubblicità, se volete andare a vedere le mie opere, vi sono molto grato, sono molto contento perché stanno crescendo. Tra l'altro ne vedete una qua dietro che è un 100x120, che è l'opera più grossa che sto facendo. Insomma, vi accolgo a braccia aperte e sono molto contento, perché al di là di questo lavoro che faccio con grande passione, ovviamente faccio il pittore, lo scrittore principalmente. Vi ho fatto vedere il mio quadro. La frase che avete ascoltato di Charles Manson in questo caso se io incominciassi davvero ad ammazzare le persone, non rimarrebbe nessuno vivo di voi. Questa è una frase detta da Charles Manson in una delle tante interviste, che peraltro potete ritrovare in maniera più o meno larga su internet. Manson aveva un pensiero che era fondamentalmente
estremamente puntato sull'analisi ipocrita di una società che vedeva sia i movimenti, fra virgolette, estremisti, razziali, da una parte e dall'altra, quindi sia il Ku Klux Klan che le Pantene Nere, sia i movimenti hippie come qualcosa di estremamente pericoloso per la stabilità di un paese nell'ordine di idee di avere un controllo centralizzato, tipo un po' quello che insomma è avvenuto in Italia per anni grazie alla DC, insomma, che bene o male, se ancora qualcuno oggi pensa che le bombe di qua, le bombe di là fossero veramente messe semplicemente per destabilizzare un sistema e non invece per fare in modo di avere poteri speciali per i personaggi come Andreotti and Company, e sono persone, insomma, dobbiamo aprire un pochettino gli occhi, ecco, perché indipendentemente da tutto, come dire, sposti ancora più a lato i posizionamenti estremi e centralizzi il potere. Manson criticava principalmente questo, ma criticava anche in termini filosofici la società e lo sviluppo spirituale dell'uomo. Io vi ho preparato qualche slide interessante da questo punto di vista, in cui vi ho preso alcuni aforismi, alcuni discorsi che sono interessanti. In particolare partiamo da quella che è una delle frasi più celebri di Manson, che è una frase che ha l'aspetto quasi poetico. Gli chiesero una volta in un'intervista in carcere: chi sei? La gente non ha ancora capito chi sei tu, Charles Manson. Lui rispose in questa maniera qua: sono nessuno, nessuno, un vagabondo, un pezzente, un treno merci e un fiasco di vino, un rasoio affilatissimo se mi vieni troppo vicino. È chiaro che la teatralità di Manson non può essere ridotta a leggere semplicemente le sue frasi, che saranno decisamente più profonde in seguito fra quelle che ho scelto per voi, ma vanno anche ogni tanto viste. Io di questo singolo, di questa singola frase vi ho preparato un piccolo video che è possibile trovare su YouTube, come un sacco di altri video di Manson, e ve lo faccio vedere perché tra l'altro le facce di Manson in questo caso sono decisamente insostituibili. Eccolo qua, sta per dire quello che vedete scritto lì, ma guardate Manson e la sua teatralità. People look at you today 20 years later and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Eccolo qui, straight razor if you get too close to me. Decisamente una persona che secondo me lavorava in maniera molto intelligente fra il far finta di essere matto e fare il matto per non pagare il dazio. Questo secondo me, in considerazione di tutto quello che ha subito e effettivamente di certi livelli di sua assoluta inconsistenza mentale, non poteva coincidere con l'idea di tenerlo in carcere. Però è anche vero che lui ha chiesto più volte di essere tenuto in carcere. Soprattutto perché effettivamente probabilmente a contatto con la realtà non sarebbe stato capace di gestire se stesso e di gestire le necessità della società stessa. Tant'è vero che lui pronunciò in questa maniera riguardo alla prigione, che è qualcosa quasi di monacale se lo leggiamo. La prigione è una porzione di pensiero. È una porzione di pensiero. Siamo tutti in prigione, siamo le guardie di noi stessi e scontiamo la pena. La prigione è nella tua mente. Capite che io sono libero? È chiaro che se questo fosse stato pronunciato da un monaco chiuso all'interno di una cella di meditazione e non da Charles Manson, sembrerebbe qualcosa da recitare, come la frase di prima. La frase di prima, francamente, per me è molto molto interessante da recitare, indipendentemente dal fatto che sia Manson, ma spero che siate in più come me. La considerazione di quello che è il nostro rapporto con la necessità di quello che abbiamo
rispetto alla necessità di quello che non possiamo avere è fondamentale. Cioè, secondo me, lui ha espresso molto bene negli anni, con meglio di molti filosofi, la distanza, la differenza che c'è fra il essere tristi perché non abbiamo ciò che vogliamo o essere tristi perché non possiamo avere quello che vogliamo, che sono due cose differenti. Da una parte c'è l'accettazione della condizione del giorno, del momento, dall'altra parte c'è l'attaccamento. E Manson, da questo punto di vista, non ha mai mancato di mettere in vista questo tipo di concetto. Un'altra cosa importante è, per esempio, la sua posizione relativa a quella che è stata l'azione dei suoi cosiddetti bambini, che poi sono i bambini di tutti per lui, bambini che si presentano a voi con i coltelli, sono i vostri figli, li avete educati voi, non io. Io ho soltanto tentato di aiutarli a stare in piedi. Ecco, non si vuole esprimere di nuovo apologia rispetto a quello che hanno fatto, però effettivamente la posizione di Manson relativa a ciò che la società crea, ciò che la società manipola, come costruisce eventualmente la mente di un personaggio come Manson, anche grazie ai progetti di manipolazione mentale, di costruzione di un nemico della società, e quello che succede poi alle persone che lo seguono, non può evidentemente essere ignorato, assolutamente ignorato, perché altrimenti si torna nella stessa identica condizione che la società e poi anche tutti noi che siamo in grado di fare i fenomeni spesso e andare a fare delle manifestazioni della Madonna per i diritti di questo, per i diritti di quell'altro, e non ci rendiamo conto quante queste manifestazioni possano essere effettivamente manipolate dal pensiero liberal per darci qualcosa da fare, invece che effettivamente credere in qualcosa o per ottenere semplicemente dei voti o per ottenere della vicinanza. Ecco, la differenza tra queste manifestazioni e il voler fornire un po' di vicinanza umana semplicemente alla persona che ha bisogno appena di fianco a te, questo sicuramente Manson lo ha espresso più volte, indipendentemente dalla sua colpevolezza. La posizione sulla morte di Charles Manson è interessante perché è una citazione di tipo pseudo-religioso: l'unica cosa che produce la realtà è la morte. Essi la prendono, la montano su una croce e si mettono a pregarla. Vabbè, il riferimento della preghiera di fronte alla distruzione, alla morte, alla sofferenza della religione cristiana qua è abbastanza presente. Così come è interessante la proporzione che lui fa fra il rapporto fra Dio, uomo e sfruttatore, o Dio, uomo e uomo egocentrico. Guardami dall'alto in basso e vedrai un pazzo, guardami dal basso in alto e vedrai Dio, guardami dritto in faccia e vedrai te stesso. Ovviamente questi sono aforismi, ma sicuramente gli Stati Uniti avevano paura di guardare in faccia Charles Manson. Per paura di vedere nella faccia di Charles Manson e nei suoi bambini effettivamente, per esempio, quello che stavano facendo in Vietnam, fra le altre cose. Adesso vi do qualche altro riferimento che è un pochettino lungo, però sono le ultime quattro slide, ma sono molto molto interessanti. Sì, è vero, comunque la frase mitica del Chat sentivo molto beat. Beh, lui si riteneva un profeta mancato della Beat Generation, è nato nel 1934 e si è sviluppato fra istituti correzionali prigione e quelle poche frequentazioni del mondo esterno proprio nell'epoca beat e proprio nell'epoca, come dicevi anche prima, di Allen Ginsberg, per esempio, quindi è molto molto interessante. Le ultime quattro slide che vi ho preparato sono un po' più lunghine, però sono molto interessanti perché sono gli unici due pensieri veramente argomentati che si estrapolano da una serie di pensieri che poi potete andare a vedere sulla rete. Ovvero, c'è un pensiero sulla società
Vediamo un po' se riesco ad ingrandirvelo un po', perché effettivamente era abbondante, ho dovuto fare del mio meglio per... Ok. Sembra un peccato dover intrufolarsi per arrivare alla verità. Per rendere la verità una cosa così sporca, vecchia e disgustosa, devi intrufolarti per arrivare alla verità. La verità è condannata. La verità è nella camera gas. La verità è stata nei vostri recinti per il bestiame, nei vostri macelli. La verità è stata nelle vostre riserve, nella costruzione delle vostre ferrovie, nello svuotamento della vostra spazzatura. La verità è nei vostri ghetti, nelle vostre prigioni, nel vostro giovane amore e non nei vostri tribunali o congressi dove i vecchi giudicano i giovani. Cosa diavolo ne sanno i vecchi dei giovani? Mettono una foto del vecchio George sul dollaro e ti dicono che è tuo padre. Adoralo. Adora George sul dollaro. Adora George sul dollaro. Guarda la follia che succede. Non puoi. Prova tutto quello che è successo ieri. Adesso è l'unica cosa leale. Ogni giorno, ogni realtà è una nuova realtà. Ogni nuova realtà è un nuovo orizzonte, una nuovissima esperienza di vita. La consapevolezza della società e di un punto di ipocrisia sulla società è decisamente importante in questa prima parte del pensiero, così come nella seconda. Lui dice, ieri sera ho ricevuto un messaggio da un amico, in questo biglietto scrive che ha paura di ciò che potrebbe dover fare per salvare la sua realtà, come io salvo la mia. Non puoi provare nulla, non c'è niente da dimostrare. Vado un po' oltre perché mi interessa, nessuno può giudicare, possono giocare come se stessero giudicando. Possono rinchiudervi nei penitenziari e nelle gabbie, mettervi in croce come facevano in passato, ma non vale nulla. Quello che stanno facendo è solo perseguitare un riflesso di se stessi. Stanno perseguitando ciò che non sopportano di vedere in se stessi, la verità. Il punto relativo alla posizione sociale, alla guerra e a tutto ciò che stava accadendo negli Stati Uniti in quel periodo è molto molto chiaro da questo punto di vista. È evidente che Charles Manson aveva una posizione che non era molto differente da quello che era una posizione, diciamo, bella Roberto, sì, complottologo, o comunque da una posizione in qualche maniera legata alla critica nei confronti della guerra e delle posizioni sociali medie della società americana. Però purtroppo c'è la questione che sia in termini del suo discorso esoterico e dei rapporti con la droga e con i suoi seguaci, sia in termini di effettivamente è stato probabilmente utilizzato per modulare un nemico su cui assommare il movimento hippie grazie a MK Ultra, è probabile che abbia effettivamente fallito in maniera chiara da questo punto di vista, indipendentemente dal fatto che ha fallito nella vita perché è andato a finire in galera tutta la vita, dalla quale comunque ha rilasciato una marea di informazioni. Ci sono veramente tantissime cose interessanti. Da questa lui dice praticamente, poi ve le fornisco, casomai ve le carico, troviamo il modo di caricarvele su YouTube. Sostanzialmente lui dice, il bambino continuerà a mangiare le caramelle finché non gliele porti via, se non gli insegni e non gli dai un'alternativa. A me non è mai stata data un'alternativa, non mi è mai stato dato un sostituto. Non è semplicemente vittimismo questo, secondo me, è riconoscimento della differenza che c'è fra una società che si prende le responsabilità dei suoi prodotti e dell'alienazione che produce e una società che non lo fa. Non avendo avuto nessun tipo di esempio positivo, non sapeva effettivamente a che cosa ispirarsi. Al di là del vittimismo, parla anche di Bibbie. Ovviamente le vostre Bibbie non significavano nulla per me. Le leggi del paese sono praticate solamente dai più piccoli, qua, dai più deboli fondamentalmente. Chi ha soldi e successo abusa di ogni legge scritta e la fa franca. Non sta dicendo niente di eccezionale qua Manson, sta dicendo però qualcosa di clamorosamente vero. Anche se non verso una lacrima, mi consolo, ho avuto qualche aiuto per diventare la persona che sono. È assolutamente irresponsabile pensare che Manson non abbia avuto un aiuto, non abbia avuto, come dire,
una forte spinta dalla società in termini di alienazione, in termini di sostituzione degli obiettivi per diventare ciò che è stato, e in ogni caso ha manipolato delle persone, non ha mai ucciso nessuno. Questo è un punto che va tenuto assolutamente conto. Beh, Roberto, il fatto di essere usato come capro sacrificale della società e media US è proprio quello che abbiamo detto tutto finora relativo all'MK Ultra, relativo alla partecipazione nel movimento hippie, al fatto che venne accentrato nel movimento hippie questo tipo di schifezze di Manson, e quindi venne sostanzialmente sicuramente utilizzato come per puntare il dito e dire ecco chi sono queste sorta di contestatori contro il Vietnam, contestatori contro le violenze sociali, contestatori in generale. Sicuramente è così. È irresponsabile pensare di non ammetterlo. Manson, siamo arrivati alla quarta e ultima parte, poi facciamo un altro paio di considerazioni, alla quarta e ultima parte della nostra trasmissione di stasera. There's a time for living. La musica di Manson. Perché la musica di Manson? Perché sicuramente una certa quantità di pensiero critico, filosofico, esoterico e sociale di Manson rientra all'interno della sua musica, rientra all'interno dei suoi testi. Bisogna dire che la sua musica è molto molto basilare. Non era certo un buon chitarrista, non ha mai imparato a suonare la chitarra in maniera brillante, però fu aiutato, come abbiamo detto, da Dennis Wilson, da Brian Wilson e da qualche altro membro della family a registrare i pezzi. Il disco principale di Manson, che è ancora possibile scaricare, si chiama Lie, The Love and Terror Cult, ovvero bugia, il culto dell'amore e del terrore, ed è del 1970, prodotto dallo stesso Dennis Wilson. 14 tracce, praticamente spiccano solamente due pezzi in questo disco. Uno è Look at Your Game Girl, che ha avuto una grande celebrità, primo perché è stato riconosciuto fondamentalmente come l'unico pezzo veramente di valore dal punto di vista folk e dal punto di vista musicale, oltre che nel testo, nel parlare della posizione di una donna disagiata, di una donna costretta alla prostituzione, di una donna costretta alla prostituzione emotiva, anche per riuscire a trovare una via all'interno di Stati Uniti in grado, come diceva Tarantino, di fornire fondamentalmente due posizioni per una donna, quella piegata a 90 o quella piegata in generale di fronte a un uomo, oppure quella piegata a 90 e piegata in generale di fronte a un uomo e che fa la cameriera e prende eventualmente delle mance. Manson è stato molto molto chiaro da questo punto di vista, e ci sono anche degli spunti relativi sicuramente alla vita della madre all'interno della canzone. La seconda canzone importante è una canzone che si chiama Cease to Exist, smettila di esistere, ed è importante perché è stata introdotta all'interno di un disco dei Beach Boys, di una collezione separata di B-sides dei Beach Boys, che è con il nome Never Learn Not to Love, non imparare mai a non amare. Manson si incazzò molto perché Brian Wilson cambiò il testo della canzone pur mantenendola e fondamentalmente rubandogliela. Parte degli introiti da l'utilizzo di entrambe le canzoni delle royalties venne poi devoluto alla famiglia Frykowski, una delle vittime di Cielo Drive, e al nipote, l'unico nipote in vita di Manson alla sua morte nel 2017. La canzone Look at Your Game Girl ha poi avuto una incredibile celebrità perché è stata incisa come ultima traccia e traccia fantasma all'interno del disco The Spaghetti Incident del 1993 dei Guns N' Roses, pezzo che Axl Rose probabilmente utilizzò come al suo solito, poi facendo un po' il paraculo dicendo ma io non so esattamente, pensavo che insomma il pezzo fosse stato in qualche maniera
un pezzo solamente apparentemente di Charles Manson, ma anche quello un pezzo dei Beach Boys, eccetera. Nella realtà dei fatti, da lì in poi durante l'ultimo tour mondiale, indossò anche quella maglietta che ho io, tra l'altro, di Charles Manson con Charlie Don't Surf, eccetera. Quindi Axel era un paraculo, rimane un paraculo, per fortuna ha recuperato la voce, ha recuperato la forma. Non fu d'accordo praticamente nessun altro del gruppo, lui l'ha incisa da solo insieme al tastierista Dizzy Reed e la inserì come traccia fantasma dell'album di cover, l'ultimo album ufficiale dei Guns prima delle ultime riprese, The Spaghetti Incident, 1993. A quel punto la fama di Manson dal punto di vista musicale, anche sebbene non è che ci sia niente davvero di valore all'interno di Lied, Love and Terror Cult, però esiste su YouTube, è possibile ascoltarlo, per cui tutto sommato non vi sconsiglio, ecco, di ascoltarlo, perché ha dei contenuti e dei testi che riguardano un po' tutta quella che è stata la filosofia, ecco, di Charles Manson dal punto di vista sociale che abbiamo visto finora. Prima di chiamare Lou stasera e vedere che cosa ci vuole dire, questa sera volevo inaugurare una cosa nuova e poi ve la inserirò fra i commenti, ovvero volevo consigliare un libro a serata. In questo caso abbiamo fatto qualche riferimento al nostro amico della Casa dei Ragazzi che allevò Manson da piccolo, e poi rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora comunque è sempre abbastanza all'interno delle nostre discussioni. Vi consiglio questo libro qua, ve lo faccio vedere, il libro della serata, il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere, Tim Liddon e Maria Murdy, edito da Newton Compton. È una rivisitazione di tutte quelle che sono le ascendenze, i credi, i culti, i riferimenti medianici e i riferimenti eventualmente alieni all'interno dei testi classici di tutte le religioni, quindi sia quelle monoteiste, Geova and Company, sia eventualmente le religioni politeiste o le religioni cosiddette psicologiche, filosofiche, quindi anche il buddismo e lo shintoismo. È un libro veramente, veramente interessante, il libro che la tua chiesa non ti farebbe mai leggere, Tim Liddon e Maria Murdy, Newton Compton. Poi lo metteremo fra i commenti, come eventualmente proveremo a inserire delle slide per quanto riguarda questa puntata. Ok, allora, come al solito, se hai un killer preferito, storico, eccetera, consigliacelo, scrivimi su Instagram, fate quello che ritenete più comodo per voi, ma ditecelo, perché fare una puntata sulla vostra richiesta diretta sarebbe veramente, veramente una figata, e poi proveremo a fare anche dei sondaggi riguardo a ciò. Adesso io prendo il mio bellissimo Devil Phone Crack Apart e andiamo a chiamare il nostro amico Lou per vedere che cosa ci dice questa sera, che insomma mi aveva detto che avrebbe guardato la puntata, quindi dovrebbe essere come il libro nero del comunismo, sì, più o meno, ecco, siamo lì, perché tanto più o meno, voglio dire, non è che siamo molto distanti, effettivamente c'è una bella collezione di morti, insomma, non si sa chi è che può aver fatto meglio. Te lo saluto, guarda, lo chiamo subito Luca. Allora, vediamo un po', andiamo a togliere come al solito il nostro sottofondo musicale, così vi favorisco l'ascolto di Lou quando riusciamo a prendere la linea. Vediamo un po' che cosa ci dirà questa sera. Andiamo e vediamo. Oh, Devil Phone 666, vediamo un po' cosa ci dice questa sera. Ehi là, Lu! Ah! Stava mangiando il pecorino. Eccezionale. Ah, ma con le cozze? Meraviglioso. Dai,
Va bene, sì, ti metto subito in comunicazione. Va bene, dai, eccolo qua. Vai, Lu! Ehi, là, Teo, buonasera. Sono molto contento di sentirti, perché al di là della splendida puntata che stai facendo su Manson, devo dire che sentir parlare di quel prete che contemporaneamente potrà finire qua giù da me a farsi un giro e diventare santo, queste sono veramente, veramente le cose che mi divertono. E lui, io non glielo avevo detto, ragazzi, il prete che della House of Boys lì, che sì, no, ve l'avevo detto, lo stanno canonizzando, fra le altre, lo stanno canonizzando. Senti, Luma, c'è qualcosa in particolare che ti è interessato della puntata di stasera? Che mi dici? Va bene, dai, vai. No, devo dire che fra le tante, insomma, è molto interessante il fatto che Manson abbia detto vi dovreste sentire tutti colpevoli per il Vietnam tanto quanto noi siamo colpevoli per quello che abbiamo fatto, e sono sicuro che vi sentite tali. Insomma, è sicuramente interessante, senza contare con la questione della morte. Prendiamo la morte, la glorifichiamo, che tutto ciò che di reale c'è, la mettono in croce e poi la pregano. Che ti devo dire di più? Manson era un personaggio veramente lucido nella sua pazzia, un simpaticone, e non potrò neanche prenderlo con me, perché tutto sommato credo che non sia abbastanza lucido per venire qua giù. Ma scusa, ma quindi sta ancora avanzando nel limbo? O dove cazzo è? Ah no, proprio no. Ah, perché c'è un girone apposta di quelli che fanno la coda all'IKEA. C'è un girone apposta di quelli che fanno la coda all'IKEA in preinferno. Cioè, questo Dante non lo sapevo. Va bene, dai, faccio un saluto finale, dai, ok. Va bene. Dai, Lu. Ok. Dai. Va bene, dai, vi saluto. Passate un buon fine serata. Tra l'altro sono contentissimo perché vedo che lì su da voi cadono come le mosche improvvisamente e mi stanno rifornendo qua tutti gli androni. Ho un sacco di bisogno di manodopera. Ciao Teo, ciao a tutti. Passate una buona notte. Tra l'altro mi dicono che la manodopera da te viene pagata meglio probabilmente che quassù. Ha un senso questa cosa. Ok, va bene, dai. Ok, dai, Lu, alla prossima. Alla prossima, ti salutano tutti. Ti saluta Luca, Saluta Lu. Ciao, ciao, Lu. Ciao, ciao. Oh, eccolo qua, gli serve manodopera. Se c'è qualcuno che si offre, vedo che, insomma, ce n'è che si offrono, effettivamente. E ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Spero che vi sia piaciuta e che, insomma, siamo riusciti a trattare, come dire, Charles Manson in maniera un pochettino diversa dal solito, più che altro perché questo è il punto. Siate sempre sicuri che qui alla Botteguccia personaggi del genere vengono trattati sicuramente non con apologia, quindi anche Charles Manson viene trattato come tutti gli altri personaggi non con apologia, ma con il massimo della trasparenza. Quindi le responsabilità della società non sono sicuramente da mettere in secondo piano, e soprattutto l'ipocrisia che Charles Manson non ha mai smesso di voler indicare. Che dire, io vi ringrazio tutti, siete stati veramente meravigliosi come sempre, e avete sentito che c'è anche un girone praticamente parallelo di quelli che fanno la coda all'IKEA per andare all'inferno, ci ha detto lui. Quindi attenzione, io all'IKEA ci vado solo per prendere le cipollette, quelle fritte da mettere dentro gli hot dog, perché per il resto, per fortuna, non mi servono mobili e non ho intenzione di impazzire. Non mi immagino quelli che vanno la domenica all'IKEA, prima la messa, poi all'IKEA. Quindi prima la messa, poi all'IKEA, coda all'IKEA, inferno diretto, e lui ha bisogno di manodopera. Pensateci. Secondo me
è un buon affare. Vi ringrazio tutti, vi ringrazio Giuseppe, mi porto a casa un caro Chas che non avevo prima, bella per te, grazie mille, grazie Antonietta, grazie Ruben, sono veramente contento e andiamo avanti così con trasparenza, andiamo avanti così senza voler guardare in faccia alle rotture di cazzo con vergogna, andiamo avanti così perché la botteguccia non è un posto in cui lisciamo il potere, ma è un posto in cui il potere deve rendere conto della propria ipocrisia per la creazione di questi personaggi. Io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona notte a giovedì prossimo. Buonanotte.